Salt Lake City, il cuore dello Utah, è famosa per l'aria fresca, la vita tranquilla e le sue bellezze naturali. Ma le apparenze possono trarre in inganno. Nascosto nelle tenebre, un team di folli sviluppatori sta lavorando a un prodotto così terrificante da terrorizzare buona parte della popolazione mondiale. Il nome di questo progetto top secret è... La guerra dei mostri. Seguiteci e scopriremo in retroscena di quello che potrebbe diventare il più grande combattimento della storia della Terra. La premessa di base è che una popolazione aliena proveniente da lontano spazio abbia cercato di invadere la Terra e che i governi del pianeta si siano uniti creando una superarma in grado di distruggere la minaccia. La difesa terrestre ha funzionato, ma gli UFO distrutti si sono abbattuti sul nostro pianeta, rilasciando sostanze radioattive. Come conseguenza sono nati dei giganteschi mostri, frutto di mutazioni di insetti e di altre bizzarre creature. Ora che abbiamo stabilito come sono nati questi mostri, è il momento di svelare le caratteristiche di ogni creatura. Tra gli 8 mostri che puoi utilizzare sin dall'inizio abbiamo Praetor, la mantide pazza, un mutante in grado di eseguire attacchi fulminei. È molto forte nei corpo a corpo ed è anche abile nelle prese e nelle proiezioni. Abbiamo Kongar, una gigantesca scimmia mutante, ben bilanciata sotto ogni punto di vista. Un altro personaggio estremamente ben equilibrato è il nostro robot numero 47, un classico robottone americano, un po' goffo e leggermente arrugginito. Ha una favolosa mossa speciale, può lanciare un missile atomico e causare ingenti danni. Poi abbiamo Agamo, una sentinella rianimata, in origine una statua proveniente da un'isola polinesiana. Abbiamo Magmo, il nemico naturale di Agamo, che è una creatura di fuoco a 4 braccia molto pesante e potente, proprio come lo stesso Agamo. Abbiamo inoltre Ultra 5, il nostro robot giapponese dall'aspetto di un giocattolo molto popolare. Cineticlope è il classico mostro da fantascienza che probabilmente avrete visto in vecchi film, ispirato chiaramente ai classici del genere fantascientifico. È composto da energia pura e ha un enorme bulbo oculare che fluttua nel plasma al centro del suo corpo. La più grande sfida era quella di riuscire a trovare il giusto design per i mostri. Abbiamo pile e pile di disegni per ogni mostro. Per esempio, Agamo, il grosso idolo di pietra, in origine era un mucchio di rocce con 2 gambe. Abbiamo continuato a cercare e a provare nuove soluzioni fino a raggiungere un risultato soddisfacente. Con il caos che regna sovrano e la furia distruttiva dei mostri, l'ambiente stesso diventa un'arma nelle mani del giocatore giusto. Nel gioco sono presenti diversi tipi di attacchi ambientali. Uno di questi rappresenta un elemento cardine della struttura di gioco e consiste nell'utilizzo di oggetti e di palazzi per arricchire i combattimenti. Puoi raccogliere un'automobile, un autobus o un treno e utilizzarli come armi. Oltre a tutto ciò, abbiamo i disastri naturali che i mostri possono causare. Abbiamo pensato che questo aspetto si adattasse bene a un titolo di questo tipo. Guardando i mostri lottare nei vecchi film anni 50, abbiamo visto che questi non si limitano a combattere normalmente, ma si spostano attraverso città e vallate, lanciandosi oggetti e causando disastri naturali. Quindi abbiamo inserito elementi quali maremoti, terremoti e reattori nucleari danneggiati, tutte cose in grado di cambiare la dinamica del combattimento man mano che si procede. Uno degli elementi fondamentali in La guerra dei mostri è il mix tra gli attacchi ravvicinati e quelli sferrati da lontano. Ci siamo rapidamente resi conto che le tradizionali tecniche di inquadratura utilizzate nei videogiochi non erano adatte alle nostre esigenze. Per questo abbiamo speso parecchio tempo nella ricerca e nello sviluppo di diversi modelli di inquadratura e il risultato finale è la tecnologia di unificazione della visuale. Per esempio, nella modalità a 2 giocatori, lo split screen verticale permette ai giocatori di muoversi, saltare, volare, raccogliere e scagliare oggetti al nemico. Ma quando i 2 mostri sono abbastanza vicini per iniziare un combattimento corpo a corpo, lo split screen si disattiva automaticamente e il sistema passa a una visuale singola, grazie alla quale è più facile valutare le distanze, vedere i movimenti del nemico e agire di conseguenza. Nel caso uno dei 2 mostri colpisca l'altro con forza sufficiente a scagliarlo dall'altra parte dello schermo, il gioco passerà di nuovo, in maniera automatica, allo split screen verticale. Questo fatto permette di sfruttare al meglio tutte le caratteristiche della struttura di gioco di La guerra dei mostri, sia per il gioco in singolo, sia per il multigiocatore. Come tutti gli elementi di gioco,
Anche la colonna sonora di La guerra dei mostri è stata studiata con molta attenzione. La musica è stata ispirata dalle colonne sonore di vecchi film, ma non volevamo semplicemente copiare quelle musiche. Volevamo usarle come punto di partenza. Quindi abbiamo cercato di catturare tutta l'energia, la forza e il mistero di queste colonne sonore, riadattandole per creare un prodotto moderno. Le musiche sono inoltre dinamiche e interattive, quindi l'intensità della musica varia a seconda di ciò che stai facendo e di cosa è presente sullo schermo. Tutti i livelli in La guerra dei mostri sono caratterizzati da un'elevata interattività. Le varie ambientazioni possono essere infatti completamente distrutte, il che non solo rende il gioco più divertente, ma fornisce continuamente nuovi tipi di attacchi. Per esempio, nel livello Club Caldera, se esegui un attacco in tuffo sulle piccole protuberanze del vulcano sparse in tutto il livello, la bocca principale del vulcano erutterà lanciando delle rocce infuocate sul nemico, infliggendogli una discreta quantità di danni. Nel livello dell'isola atomica, il giocatore può eseguire un attacco in tuffo sul pulsante delle radiazioni e riempire la parte centrale del livello con del liquido radioattivo. Quindi può lanciare il nemico friggendolo come bacon e infliggendogli molti danni. Con una classica atmosfera da film degli anni 50, mostri grandi come grattacieli e ambientazioni che vanno da trafficate metropoli a vulcani in attività, La guerra dei mostri è completamente diverso da tutti gli altri giochi di combattimento. Preparati ad affrontare il combattimento più importante della tua vita. La guerra dei mostri.